Ci siamo. Buongiorno. Dai, speriamo di farcela stavolta. Buongiorno. Oggi è sabato ed è il 16 marzo del 2019. Non so da voi, ma qua la giornata è splendida, il caldo pare che sia ritornato e che non abbia più intenzione di andarsene. E oggi ci godiamo una bella giornata, dai. Allora, ieri abbiamo avuto un problema con la linea, come stamattina, e l'ho risolto definitivamente, e vorrei riprendere un pochettino quello di cui abbiamo parlato ieri, perché alcuni hanno avuto problemi, anche il video caricato salta di tanto in tanto proprio per problemi di connessione. E riprendiamo, Ebrei capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16, dice così: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto al momento opportuno. Ieri abbiamo enfatizzato questo, vorrei continuare a enfatizzare questo. Quando noi ci accostiamo a Lui, noi otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto. Otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto. Perché? Perché il suo trono è un trono di grazia, non è un trono di condanna, non è un trono di giudizio, non è un trono dove viene stabilito praticamente cosa succederà a te dopo la morte. E questo concetto del trono, questa figura, come spiegavo ieri, è un tipo di linguaggio chiaramente che viene utilizzato in maniera particolare per gli ebrei, perché così come il Vangelo di Matteo, così come la lettera di Giacomo, anche la lettera agli ebrei sono stati scritti questi tre libri in maniera particolare proprio per gli ebrei che si sono avvicinati a Cristo, hanno dato la loro vita a Cristo. Quindi nel Nuovo Testamento questi tre libri hanno una connotazione particolare nella letteratura e sono... E hanno un linguaggio diverso dagli altri. Il tipo di linguaggio della lettera agli ebrei evoca tutto ciò che appartiene all'Antico Testamento, quindi il santuario, il tempio, il luogo santissimo, il sacerdozio di Melchisedec, il servizio sacerdotale. Tutto questo viene comparato poi con l'avvento di Gesù e con quello che è la sua in realtà, come lui riesce praticamente ad entrare nella storia e a prendere possesso di tutte quelle figure, tutte quelle immagini che riguardavano l'Antico Testamento, appropriandole a se stesso. E questa è una cosa straordinaria che chiaramente solo Gesù può fare, naturalmente. E quindi quando si parla del trono, raramente troverete questa immagine negli altri libri della Scrittura, nel Nuovo Testamento, naturalmente, ma ha a che fare dall'immagine sacrale, un'immagine molto importante di questo trono, di questo re seduto sul trono. E lui dice, lo scrittore della lettera agli ebrei, quando noi andiamo davanti al trono, l'immagine proprio di qualcuno che entra davanti al re, l'immagine dell'entrare nella presenza di Dio, chiaramente che nel Nuovo Testamento viene totalmente smontata questo tipo di insegnamento, perché il Nuovo Testamento ci insegna che la presenza di Dio è venuta ad abitare, a dimorare dentro di noi, quindi non possiamo entrare dentro qualcosa che in realtà abita già dentro di noi. Quindi non, una volta entrati nella presenza di Dio non possiamo uscire, perché la presenza di Dio abita dentro di noi. C'è tutto un concetto meraviglioso espresso da questo che riguarda questo concetto. Ma per andare più avanti, quando noi ci accostiamo a Lui, noi non ci accostiamo più da servi. Questo è molto importante, anche questo è un concetto fondamentale. Quando noi ci accostiamo al suo trono, ci accostiamo al re, non ci accostiamo da servi, ma ci accostiamo da figli, ok? Figli del re.
e quando ci accostiamo al trono, praticamente dice lo scrittore della lettera agli ebrei, noi otteniamo misericordia, riceviamo grazia, troviamo grazia, riceviamo aiuto nel momento opportuno. Perché il riferimento è a quello che dice proprio al versetto prima, dice il sommo sacerdote con il quale noi ci interfacciamo, con il quale noi abbiamo a che fare, è uno che comprende le nostre debolezze. Comprende le nostre debolezze, simpatizzare con le nostre infermità. Nel testo greco la parola infermità in realtà è debolezza, dal greco asteneia significa mancanza di forza, quindi la migliore traduzione sarebbe in realtà debolezze. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare o comprendere le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Ecco perché possiamo accostarci a Lui, non perché noi non pecchiamo, ma perché Lui non ha peccato. Ecco perché possiamo accostarci al trono della grazia, perché è uno che comprende quello che noi viviamo, comprende quello che stiamo attraversando, comprende le decisioni difficili a volte alle quali, dinanzi alle quali noi ci troviamo giornalmente. E quando noi ci accostiamo a Lui, noi otteniamo misericordia, troviamo grazia, riceviamo aiuto per il momento opportuno. Ok, a volte viene insegnato, come dicevo ieri, non dobbiamo accostarci a Dio perché abbiamo bisogno, ma perché lo vogliamo adorare, perché lo vogliamo amare. Ma molte persone neanche si rendono conto di chi è Dio, di cosa significa accostarsi a Lui, e quindi questo tipo di insegnamento viene da persone che hanno già fatto un'esperienza e che pretendono che gli altri possano comprendere determinate cose prima di accostarsi a Dio, e questo è impossibile. Quindi noi dobbiamo incoraggiare le persone ad accostarsi a Lui proprio nel momento del bisogno, perché proprio nel momento del bisogno loro riceveranno aiuto e sapranno che non riceveranno giudizio, non riceveranno la classica frase del tipo te l'avevo detto che sarebbe successo così. No, le braccia di Dio sono sempre aperte. Gesù ha detto: colui che viene a me, io non lo caccerò via. Colui che viene a me, io non lo manderò via. Colui che viene a me troverà sempre una risposta. Qualcuno disse un giorno che le braccia stese sulla croce, le braccia di Gesù, non erano attaccate dai chiodi. Ciò che teneva legato, inchiodato Gesù sulla croce, in realtà non erano i chiodi, ma era l'amore che aveva per ognuno di noi. Lui è rimasto inchiodato alla croce perché il suo amore è grande, perché lui sapeva che ogni singolo essere umano in questo momento sulla faccia della terra ha un bisogno estremo, il bisogno di sentirsi amato, il bisogno di sentirsi accettato, il bisogno di sentirsi perdonato, il bisogno di sentirsi accolto. E quindi quelle braccia aperte, spalancate 2000 anni fa sulla croce per ognuno di noi, rappresentano quelle braccia che dicono: io sono qua, voglio che tu venga, voglio accoglierti pienamente, voglio che tu senta tra le mie braccia il mio amore, il mio desiderio di farti del bene. Ho fatto tutto questo per te, io voglio che tu comprenda che il mio pensiero per te, il mio cuore per te non cambierà mai. Ecco perché quando noi ci accostiamo al suo trono, è un trono di grazia, e non ci accostiamo come sudditi, ci accostiamo come figli. Non ci accostiamo come schiavi, ci accostiamo come i figli suoi amati che lui non potrà mai rigettare e non potrà mai rinnegare. Accostiamoci dunque con piena fiducia, non con paura. Quanti di noi, dopo aver commesso qualcosa di sbagliato, hanno pensato: e ora con quale faccia posso andare a pregare? Con quale faccia mi posso presentare? A me una volta è successo, parlo di 30 anni fa, 30, 31 anni fa, ero agli inizi nella fede ed ero un giovane, avevo 18 anni, facevo i miei sbagli, i miei errori come oggi. E mi ricordo che un giorno pensai, dopo aver fatto una cosa che sapevo che non era buona, sì, con quale faccia posso venire nella tua presenza? Avevo quella faccia religiosa, quell'espressione pietosa, mi ricordo, e sono andato a lui e ho detto: con quale faccia
posso presentarmi davanti a te dopo aver peccato? E sentì la voce del padre che mi disse esattamente con la stessa faccia di ieri. E questo fu per me qualcosa che io mi ricordo, mi misi a ridere come uno stupido, ridevo solo nella mia stanza, ma sentii in quel momento proprio il senso dell'umorismo del padre. Con quale faccia posso venire davanti a te? E lui mi disse, con la stessa faccia di ieri, perché per me non è cambiato niente. Perché quando andiamo al trono della grazia, lì i nostri peccati non vengono perdonati, i nostri peccati non vengono cancellati, e non riceviamo redenzione, non riceviamo perdono. Quando noi ci accostiamo al trono della grazia, noi realizziamo la sua misericordia, la sua grazia e il suo aiuto. La sua grazia è stata data per noi 2000 anni fa, quindi non ci viene data quando noi ci accostiamo a lui. Questo è molto importante comprenderlo, perché quello che lui ha fatto, lo ha fatto per te, una volta e per sempre, non dimenticarlo mai, una volta e per sempre. Lui ha già compiuto tutto per te, quindi i nostri peccati non ci vengono perdonati quando noi chiediamo perdono. La Bibbia dice che i nostri peccati sono stati già perdonati 2000 anni fa sulla croce del Calvario. E per concludere vorrei fare questa spiegazione bellissima che un giorno sentì da un predicatore che venne nella nostra comunità, parlo di 29 anni fa, e diede una spiegazione molto semplice tra quella che è la misericordia di Dio e la grazia di Dio. Considerate che la Bibbia dice che noi otteniamo misericordia, riceviamo grazia e troviamo aiuto nel momento opportuno. Cos'è la misericordia e cos'è la grazia? Qual è la differenza tra queste due parole, questi concetti meravigliosi? La misericordia è ciò che Lui non ci dà, ma che noi in realtà meriteremmo. La grazia è ciò che Lui ci dà e che in realtà noi non possiamo meritare. La misericordia è ciò che Lui non ci dà, ma che in realtà meriteremmo. La grazia è ciò che Lui ci dà, ma che in realtà noi non meriteremmo. E per spiegarlo, voglio farvi leggere i versetti in conclusione. Il Salmo 103, il versetto 10. Egli non ci tratta come merito i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Questa è la misericordia. Ciò che Lui non fa, ciò che Lui non ci dà, ma che in realtà noi meriteremmo. E questa invece è la grazia. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono, quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. La misericordia è ciò che Lui non fa e che dovrebbe fare. La grazia invece è ciò che Lui fa e che in realtà non dovrebbe fare. Ma che ci vogliamo fare? Siamo eternamente amati, siamo grandemente benedetti e noi dobbiamo farcene una ragione. Lui ci ama, Lui è il nostro Padre, ed ecco perché quando ci accostiamo a Lui possiamo accostarci al trono della grazia. Non è il trono della disgrazia, è il trono della grazia, non è il trono del giudizio, non è il trono della condanna, non è il trono del vediamo cosa possiamo fare, vediamo che cosa hai combinato. È il trono della grazia. Vorrei che ognuno di noi in questo giorno potesse affrontare questo giorno con questa piena consapevolezza, come dice Ebrei. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Una buona giornata.